Totalmente dimenticato. Dici bene. Bene a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo con un'altra puntata di Minecraft. Veramente da quanto tempo che non giocavo a Minecraft. Da tanto, veramente. Comunque, quello che faremo oggi sarà una cosa molto particolare, che ovviamente l'avrete capito già dal titolo. Qui, le patate. Il ferro. Oddio ragazzi, come sto frecato. Non mi ricordo nemmeno cosa ho fatto di recente. Vabbè. A parte il fatto che non ho capito per quale motivo ho preso tutte ste cose. Vi giuro non mi sto ricordando, eh. A questo punto, allora, boh, non lo so, volevo mettere tutto in una singola chest, in modo che, ma se mi dovessi mai ricordare che cavolo dovevo fare, allora, a questo punto. Ah, qui intanto ho messo a posto un po' di cose, cambiato un po', diciamo, la disposizione delle cose qui. Per il momento non so dove metterle ste cose, vi giuro. Ma sapete che vi dico? Lo metto qui dentro, cioè metto qui dentro. Se non sbaglio volevo fare una mini farm di fave di cacao. Quello che faremo oggi, come avete ben capito dal titolo, sarà andare a sconfiggere il carissimo Wither. Tre teste del Wither, prima di tutto. Allora, questo contraccolpo per il Wither non va affatto bene. Non va affatto bene per il Wither, perché poi è capace che, di fatto, che userò un trucco, cioè un metodo che ho utilizzato più che altro su Real Power o Surry. Allora, la spada lo fa. Questi devono essere, sarebbero dovuti essere la protezione per la gambiera. Però, aspettate un attimo, se non sbaglio non l'avevo fatto, perché appunto protezione c'era già. E inoltre c'è anche spine 2, che può veramente fare comodo, perché almeno se mi dovesse, vabbè, non credo proprio che mi dovrebbe, che mi attaccherebbe, però vabbè. Dunque, facciamo una bella cosa. Tolgo questa e metto questa. Anche se alla fine la pala, che cavolo mi serve? Vabbè, la metto qui, da. Metto la pala e l'accetta qui. Anche se non mi fido, vabbè, va. Mettiamoli qui, per ricordarmi. Intanto tolgo, allora abbiamo detto, devo togliere questo. Poi questo e questi qui. Oh, questa è la mia armatura per sconfiggere il Wither. Specialmente protezione, questa qui. Indistruttibilità, vabbè, respirazione. Questa è più che altro per protezione normale, perché in quest'altra c'avevo anche protezione dalle esplosioni, protezione dal fuoco, se non sbaglio. Sì, protezione dal fuoco. Insomma, non è che fossero chissà che cosa. Traggio morbido, ah ok, ce l'ho. Meno male. Sta impazzendo per dire, mamma mia, da quanto tempo che l'hai, che non lo faceva e ora l'ha riniziato. Inoltre, cari ragazzi, devo prendere, ma perché non corre? Inoltre ho cambiato anche il pavimento qui. Guardate un po', sono slab normali di pietra che fanno un effetto migliore, insomma. Poi avrei intenzione di cambiare anche qui il muro un po'. Oh ragazzi, da quanto tempo, ricordo quella volta che abbiamo sconfitto il drago, pericolo pubblico quel drago. Devo prendere la sabbia degli spiriti, o come cavolo si chiama, perché ovviamente serve quella. Oh, stiamo a posto. Inoltre, dopo il primo teschio di Wither che avevo, che ero riuscito a procurarmi, il secondo e il terzo, cioè, non dico che è stato semplice, che sono stati semplici trovarli, però, mamma mia, quello che ha dato più filo da torcere è stato il primo. Il secondo e il terzo, invece, dopo un po' di tempo, ma meno tempo di quell'altro. Allora, andiamo nel Nether. Come stanno i miei carissimi, qui carissimi, cioè, hanno il suo fastidio, i pigmen. L'importante è che non date fastidio. Allora, in realtà quello che mi sono scordato è di andare a prendere l'ossidiana. 1, 2, 3, 4. Vabbè, sì, facciamolo qua. E dunque, questo metodo permette di incastrare la testa del Wither in modo da non farlo muovere. Così almeno sarà più semplice sconfiggerlo. È comunque complicato, anche perché bisogna arrivare
alla Bedrock. Eccola qui. Ora, vedete un po' com'era qui la situazione. Perché bisogna trovare una parte abbastanza piana. Piana come in questo, come qui. Ma ancora più piana, insomma. Questa non è abbastanza piana, però pensavo che questa la fosse. Ma quanto complicato, veramente. Quanto è complicato. Non so da che parte andare. Perché poi bisogna trovare anche la parte giusta per dove farla. Vabbè, raga, ci vediamo quando sarò riuscito a trovare la zona adatta. Ok? Finalmente, ragazzi, dopo tanto tempo, veramente, tanto girovagare, quello che cavolo è, sono riuscito a trovare una zona, diciamo, perfetta. Intanto il mio piccone è arrivato a metà di vita. Vabbè, ho messo intanto delle tracce, qui una freccia per dire che sta qui. Andiamo da qui, da qui. Ho fatto una lunga ricerca, veramente, madonna. Tanto che mi è venuto pure il mal di testa, non troppo. Qui, dunque, c'è la parte che voglio io. È abbastanza piatta, spero che si incastri, dovrebbe incastrarsi. Dunque qui ci dobbiamo mettere l'ossidiana. Sapete, raga, ho fatto una cretinata. Mi viene da dire che questa è l'unica parte, diciamo, decente per fare una cosa del genere. No, raga, veramente è una difficoltà estrema. Madonna, ci metterò 3 ore veramente per trovare la parte decente. Ci sono già le campane per augurarmi buona fortuna. Facciamolo. Oh mio Dio, non ci posso credere che veramente lo sto facendo. Porca miseria, io ho la tensione a mille. Porca miseria, questo già mi fa cagare sotto. Mo' esplode, mo' esplode. Incastrato, incastrato. Magnifico, ha funzionato. Dai, 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 dai. Non dovrebbe riuscire. Dai, 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 dai. Ok, raga. Fatto. Uff, che fatica, raga. Stella del Nether. Mamma mia, cosa ho fatto. Ho sconfitto il secondo boss di Minecraft. Magnifico. Abbiamo ripreso la serie così, in grande stile, con la stella del Nether, con l'uccisione e con la morte del Wither, che poi si può rievocare, ovviamente. Cioè, basta trovare altre tre teste, sabbia delle anime e buonanotte. Comunque, fortunatamente, questa parte pensavo non andasse bene, invece è rimasto incastrato in una maniera bestiale. E meno male, perché me la stavo vedendo brutto, cioè proprio il cuore a mille ce l'ho. Comunque, con questa stella del Nether, intanto mi tengo questa strada, perché metto che ne trovo altre di teste del Wither, almeno. Veramente bellissimo. Certo, è stato spaventoso allo stesso tempo, però eccitante allo stesso tempo. Sera? Sì. Sera. Ma non mi uccidere. Ah, è quello piccolo, peggio ancora. E adesso posso fare il mio bellissimo beacon. Infatti, beacon. Tu metterai questa scena che io dirò. Sarà. E cos'è il beat? No, il beacon. Sì, il San Bitter. Il fatto è che non ha dato punto esperienza. Cioè, a parte il coso qui, non ha dato esperienza. Oltre ad avere anche il, diciamo, l'obiettivo, perché mi ha dato l'obiettivo. Sei riuscito a sconfiggere i Wither. Minimi. Ah, vabbè, si chiama, lo chiamano il beacon, però si chiama faro. E si fa con 3 pezzi di ossidiana, 1, 2, 3, 5 pezzi di vetro e vabbè. Quello che poi fa la luce da sopra. Sì, esattamente. E mettendo un pezzo di vetro colorato, Ma lo puoi mettere sarà anche da colorato. sopra e lo fa. No. No. Vabbè, poi ti faccio vedere. In realtà volevo fare 3 piramidi. Perché volevo procurarmi, appunto, questo è il primo beacon. Volevo fare 3 piramidi. Quindi ricreare
un piccolo deserto, perché non grandissimo, sto già dicendo cos'è che accadrà nel prossimo episodio, almeno si spera. Un deserto artificiale, perché ce l'ho io il deserto, però è lontano, allora vorrei fare sta cosa vicino, cioè non troppo lontano. Eccolo qua, il Bacon 14, che sono pochi. Per quello che devo fare io, perché appunto la piramide, il massimo, per far arrivare la piramide al massimo del suo livello, parte le pubblicità e vabbè, vediamo, qua c'è scritto i craft, vabbè, qui ci sono le varie immagini, però addirittura di diamante. Allora io avevo detto sì, vabbè. Oh, questo è di... No, Di di 5, 7. di 7, sì. Infatti. Eccolo di 5, quello. Piccolino, Piccolino. piccolo, Piccolo. medio E e grande. grande. Come lo vuoi? Lo voglio grande, magari. Certo. Ah, vuoi fare la sorpresona? E vabbè. Spero che questa puntata poi te lo spiego. Voi te lo spiego, voi l'avete già visto. Ciao. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stata, mettete Piacere. un bet mi piace, un gran bitter di mi piace. Mettete il bitter, non il mi piace. No, Già, no, no, commentate il mettete bitter il... No, no, e iscrivetevi mettete il mi al piace. bitter. Bitter ragazzi. Non bella ragazzi. Di te ragazzi. Look! Look! Look!